L'Arezzo ottiene un'importante vittoria nel derby toscano contro il Filecchio. Con questa sono dunque 3 su 3 allo stadio comunale Città di Arezzo. Le Amaranto vincono infatti 3 a 2 grazie alla tripletta di Costanza Razzolini. L'Arezzo ospita il Filecchio per il match clou del girone C. Succede tutto nei primi 20 minuti di gioco, con un avvio davvero entusiasmante da una parte e dall'altra. Dopo appena 5 minuti sono le Amaranto a passare in vantaggio con Costanza Razzolini, che con un gran sinistro batte Bigalli, posizionata male. Pochi minuti e al nono il Filecchio pareggia con Moni, brava a sfruttare al meglio un traversone di Pieroni deviato da Valgimigli. Le ospiti al quindicesimo ribaltano il risultato con Fenili, che riesce ad avere la meglio in mezzo alla difesa Amaranto e scavalca Valgimigli con un pallonetto. L'Arezzo si riporta in avanti al diciottesimo, pareggi i conti sempre con Razzolini, che da posizione defilata fa partire un gran destro che sorprende Bigalli. Passano 2 minuti. Al ventesimo le Amaranto tornano in vantaggio con un terzo gol di giornata di Razzolini, che batte in uscita Bigalli sul lancio perfetto di Orlandi. Per la nuova Amaranto sono 19 gol stagionali. Al 34esimo grande occasione per Filecchio sugli sviluppi di calcio d'angolo, salva Razzolini in corner. Nella ripresa l'Arezzo prova a cercare il quarto gol. Al 51esimo Ceccarelli, da posizione ravvicinata, trova la grande respinta di Bigalli, che devia in corner. Ci provano ancora le Amaranto al 78esimo con Gnisci, ma anche in questo caso brava Bigalli a restare in piedi e respingere il tentativo della 17. I minuti scorrono e il risultato resta fermo sino al triplice fischio. Con questa vittoria l'Arezzo si porta al secondo posto in classifica con 52 punti assieme al Bologna, sconfitto dalla Pistoiese. Domenica 20 giugno scontro diretto per l'ultima partita di campionato proprio sul campo del Bologna. Presidente Massimo Anselmi, partiamo dalle ragazze che cantavano "C'è solo un presidente" alla fine. Questo fa sempre piacere, emozionante vedere le ragazze, specialmente in una situazione come questa, allo stadio, al nostro stadio, con un clima così positivo, quindi è veramente emozionante questo. Ecco, oggi il pubblico veramente ha sostenuto, ha trascinato la squadra. Sì, fa la differenza. Ovviamente avere del pubblico aiuta in quei momenti anche difficili, che ci sono sempre nelle partite, quindi dà quella carica in più che è mancata fino ad adesso. Da adesso speriamo, insomma, che ci sia sempre più pubblico. Cosa vuol dire arrivare secondo? L'Arezzo ha agganciato il Bologna, domenica c'è lo scontro diretto, può essere veramente importante arrivare secondi alla fine per speranze di Pescara. Sì, nel calcio dobbiamo non pensare troppo alla matematica, quindi è importante comunque vincere tutte le partite, in particolare quest'anno, perché è stato un anno difficile con il Covid, quindi non mai dire mai, quindi dobbiamo giocarcela sempre fino all'ultima partita, quindi domenica a Bologna sicuramente sarà determinante vincere anche quella. Con Costanza Razzolini porti il pallone a casa di questa tripletta? Sì, oggi è andata bene, è stata una partita importante. Sono contenta soprattutto per la vittoria, poi chiaro, aver fatto 3 gol sicuramente è motivo di gioia e anche un pochino dai di vanto. Ecco, l'ultimo, in particolare il terzo, bellissimo, no? Per lo scatto e il pallonetto. Sì, è stata una grande azione, la Giulia mi ha dato una gran palla, l'ho vista, mi sono buttata, mi ha visto, me l'ha data, poi ho visto il portiere che stava uscendo, colpito di prima, insomma, è stata una frazione di secondo, però è andata bene, dai. Insieme ad Orlandi, che è uno dei pezzi pregiati di questa squadra, perché sbuca sempre in mezzo al campo quando c'è da recuperare i palloni di partire. Beh sì, insomma, cerchiamo di dare il giusto contributo a ogni azione di gioco alla fine. C'è un po' di esperienza sulle spalle, quindi la mettiamo a disposizione di tutti.